Rieccoci di nuovo su D&D Board Game. Oggi parleremo di un gioco astratto di piazzamento tessere. Parliamo di Calico. Andiamo a scoprire dunque tutte le trame delle regole di Calico. All'interno della confezione cosa troveremo? Quattro trapunte, tutte da assemblare, di diverso colore. 108 tessere, suddivise in 6 set da 18. 52 segnali di bottone, con una tessera per il punteggio del bottone. Una tessera mastro della trapunta. 5 tessere punteggio gatto fronte retro, quindi sono totali 10 gatti. Con le rispettive tessere, cioè segnalini gatto, che sono 80. 24 tessere segnalino obiettivo, sono divise in 4 set da 6 per il numero di giocatori, quindi sono 6 ad ogni giocatore. 6 tessere patch bianco e nero che serviranno per i gatti, dopo andremo a vedere. Andiamo a vedere come giocare la prima partita. Prima di tutto andate a piazzare le tessere Millie, Tibbit e Coconut in mezzo al tavolo. Dopodiché mettete i segnali di gatto di fianco alla tessera corrispondente. Prendete le tessere patch in bianco e nero e assegnatele due ad ogni gatto casualmente. Prendi le tessere patch colorate, il sacchetto contenuto, chiudilo e mischiale bene. Metti la tessera bottone al centro del tavolo e i corrispettivi segnalini bottone a fianco. Ad ogni giocatore date una plancia del colore che vuole e le corrispettive tessere obiettivo. Nella partita per principianti avrete tre obiettivi che sono questo qui, questo e questo qua. Piazzate le tessere obiettivo come segue. Quindi sull'icona del gatto e in questa maniera, quindi con questo schema. Nelle partite successive il giocatore invece prenderà i suoi obiettivi, li mischierà, dopodiché prenderà 4 a faccia in su e di questi ne sceglierà 3. Una volta scelte le tre tessere obiettivo, potete posizionarle come più vi piace. Ogni giocatore pesca dal sacchetto due tessere e le può posizionare coperte o tenerle in mano. Altre tre si posizionano a faccia scoperta al centro del tavolo. Questo sarà il mercato delle tessere. Teoricamente parte chi per ultimo ha carezzato un gatto. Andiamo a vedere le tessere gatto. Le tessere gatto sono formate così. In alto c'è il punteggio della tessera, quindi 3, 5 e 7. Ogni gatto vale questo numero di punti. In basso a destra ci sarà la difficoltà, quindi quel puntino lì è la difficoltà della carta, queste due. Dietro c'è lo schema da raffigurare. Davanti invece la quantità di tessere di questo tipo da mettere adiacenti. Andiamo a vedere come si compone un turno di gioco. Il giocatore prende una tessera di quelle che ha in mano, la posiziona sulla sua copertina. Per esempio, la posso posizionare ad esempio qua. Non è importante che sia in una zona al limite, diciamo, della plancia. Può essere anche per dire al centro della plancia, può essere in una zona sparsa, non è importante. Dopo che il giocatore ha posizionato la sua tessera, andrà a prendere dal mercato delle tessere una sola patch. Dopodiché riprenderà dal sacchetto una tessera e la posizionerà nel mercato delle tessere. Il gioco prosegue così finché tutta la plancia played non è finita. Se un giocatore posiziona tre tessere dello stesso colore adiacenti, riceve immediatamente un bottone dello stesso colore che andrà posizionato sull'ultima tessera appoggiata. Se il giocatore ha già completato un colore uguale, ha ricevuto un bottone,
Se va a completare un'altra linea continua di colori uguali, non riceve nessun bottone, perché per quanto riguarda anche i gatti, non si capisce qual è l'inizio, qual è la fine. Quando il giocatore riesce a posizionare tutti quanti i colori sulla propria plancia, allora riceve una tessera arcobaleno. Vale anche questa 3 punti, come tutti i bottoni. Andiamo invece a vedere come posizionare le tessere in maniera da prendere le tessere gatto. Andiamo a vedere come fare con le tessere gatto con la quantità indicata. Ogni gatto ha due tipi particolari di design. A seconda del design, il giocatore può ottenere il gatto indicato. Facciamo un esempio con Millie. Il giocatore riesce a mettere di fianco, vicine, tre tessere uguali. Conquista Millie. Chiaramente deve essere o una o l'altra. Il giocatore non potrebbe fare questa cosa qua e ottenere Millie. Infatti il design deve essere uguale. Ricordatevi anche che se il giocatore ha già ottenuto un milli E prosegue con la distribuzione di tessere adiacenti dello stesso tipo e va a completare un altro requisito, quindi altre 3 carte dello stesso tipo, non può prendere un altro gatto perché le carte sono continue, quindi non si capisce da dove inizia il design, quindi non può prenderne un altro. Se invece il design creato è uguale ma lontano, allora il giocatore può prendere un altro gatto da riposizionare sulle sue tessere. per prendere un gatto invece con obiettivo e forma, bisogna andare a completare chiaramente la forma. Questa può essere anche al contrario, quindi non propriamente messa così, ma anche girata. In questo caso si andrà a prendere Callie. Come vedete anche dal mio esempio, il giocatore può sfruttare tutta la plancia, quindi anche le tessere segnate esternamente, per prendere i vari bonus, quindi sia i bottoni sia i vari gatti. Andiamo a vedere adesso nello specifico le tessere obiettivo. Ogni tessera obiettivo assegna punti alla fine della partita a seconda delle 6 tessere, che la circondano. Ogni obiettivo può essere completato tramite i colori oppure tramite i design o insieme. Se il giocatore completa uno dei due obiettivi, quindi o colore o design, riceve il numero di punti in azzurro. Se invece il giocatore riesce a completare entrambi i due obiettivi, riceve il valore in oro. Andiamo a vedere uno per uno i vari obiettivi dei design. Le tessere devono essere tutte diverse o per colore o per disegno. In questo caso, per esempio, tutti i tipi di disegni sono diversi e quindi il giocatore riceve 10 punti. In questo caso invece tutti e 6 i colori sono diversi, quindi il giocatore ottiene 10 punti. In questo caso invece il giocatore ha completato sia uno, quindi sia il colore, sia il tipo di disegno diverso, ottiene quindi 15 punti. In questo caso il giocatore deve completare due colori o design uguali per tipo, quindi AA, BB, CC. In questo caso avrebbe quindi 11 punti perché questo giocatore ha completato AA come disegno, BB come disegno, CC come disegno, quindi sono 3 coppie di disegni uguali, quindi sarebbe 7 punti solo in questo caso. In più ha completato anche le coppie di obiettivi colore, quindi AA, BB, CC. Non importa che i due tipi uguali siano adiacenti, possono essere, come vedete, anche distanti. In questo caso il giocatore dovrà fare due coppie di colori o design uguali per ottenere 7 o 13 punti. In questo caso il giocatore ottiene 13 punti in quanto AAA sono uguali come design, come BBB sono uguali come design,
In più il colore è uguale, quindi AAA BBB. Il giocatore riceve 13 punti. In questo obiettivo il giocatore dovrà fare due coppie di carte colore o design diverso, più due tessere diverse. Nell'esempio vi ho riportato sempre il punteggio maggiore, quindi il 7, perché si ha AA come design, BB come design, C e D come design, mentre colore AA come colore, BB come colore, C e D. In questo caso il giocatore dovrà fare un tris di tessere uguali per colore o per disegno, una coppia uguale per colore o per disegno e un'altra tessera diversa dalle altre. Anche in questo caso vi faccio vedere l'esempio maggiore, quindi il punteggio 11. Il giocatore riceve AAA come design, BB come design e C come design. In quanto a colore, AAA, BB e C. Ultima tessera obiettivo, quattro tessere uguali per colore o per disegno, più una coppia di tessere uguali per colore o per disegno. Anche in questo caso vi faccio vedere il punteggio massimo, quindi per colore abbiamo AAAA, BB. Mentre per disegno abbiamo AAAABB. Vi faccio vedere anche un esempio incompleto. In questo caso il giocatore non ha completato l'obiettivo né coi colori né tantomeno con i disegni, in quanto AAAA, ok, sono disegni uguali, ma gli altri due sono diversi, quindi non è una coppia come descritto qua. In più il colore è differente. C'ha tre colori differenti anziché due. Ci può essere un tipo di variante per i giocatori un pochettino più casual che fa sì che le tessere obiettivo vengano girate e funzionino come blocca punti anziché dare punti, serviranno dunque come tessere ostacolo. Una variante invece per due giocatori è quella che consiste nel rimuovere un set formato da 36 tessere e rendere la partita meno casuale. Il set delle 36 tessere è formato da 6 set di tessere dello stesso tipo, di colori diversi. Nella variante ad un giocatore, quindi in solitaria, il setup e lo schema rimane uguale, cioè quindi il modo di impiego rimane uguale. Una volta presa la tessera dal mercato delle tessere, si va a rimuovere una tessera casuale dal sacchetto oppure la tessera più lontana dalla pila della riserva. Questo dunque è Calico, vi lascio il gameplay da guardare e per capire meglio le regole.